A questo incontro sarà sicuramente un incontro, come di consueto, molto operativo, semplicemente a conclusione di tutte le, diciamo, le procedure sia di gara che di sottoscrizione del contratto e della messa, diciamo, in produzione anche del portale per fare i vostri ordini. Come di consueto, facciamo questo incontro per presentarvi un po' tutto il pacchetto, quindi sarà un incontro, diciamo, non squisitamente tecnico, ma molto, diciamo, pratico. Soltanto due parole per raccontarvi, insomma, per noi questo contratto con Dell è come dire, un po' una pietra miliare. Intanto, come dire, è un contratto su cui stavamo lavorando da diversi anni, non si riusciva mai a trovare la quadra, quindi esserci poi riusciti è di per sé una soddisfazione. Però, diciamo, è il primo contratto in assoluto di una lunga serie, ci auguriamo, no? E già alcuni li stiamo trattando, di contratti in cui in realtà viene offerto un servizio. Viene offerto un servizio e così su questo modello abbiamo cercato di replicare anche in altri ambiti con altri fornitori. Quindi comunque questo rappresenta un po' un primo contratto su questo modello che poi cercheremo di affinare anche in altri ambiti. Insomma, però è questa un po' la strategia, quando siete dal perimetro prettamente del software, quello di immaginare qual è il bisogno, qual è la necessità che dobbiamo soddisfare e su questa costruire un servizio. E quindi a questo punto l'adesione avviene su un servizio in qualche modo chiave in mano. Quindi questo è un po' il paradigma, ci siamo riusciti e oggi lo vedremo più dettagliatamente con Dell. Io per il momento non ho molto altro da aggiungere, stiamo registrando, quindi come di consueto, se poi ci sono vostri colleghi che hanno necessità di rivedere quanto abbiamo detto, lo potranno fare, comunque sia, poi come sempre siamo a disposizione. Alessandro Nettis, Dell, non so se volevi aggiungere tu qualcosa prima di passare la parola a Fastweb, che si è aggiudicata, diciamo, il contratto per la fornitura. Prego. Sei mute. Ecco sì. Sì, buongiorno a tutti. Alessandro Nettis, sono business developer per il verticale di Università di Ricerca di Dell Technologies. Sì, brevemente vorrei soprattutto ringraziare la GRUI e tutto il gruppo ICT, a partire da Jürgen, ma anche Fabio Agostino, Valerio Paiusco, Giovanni Barone, Antonio Cesternino, Rosa Sarrocco, perché appunto, come diceva Jürgen, è stato un lungo percorso che abbiamo fatto insieme, però c'è stata una grossa collaborazione da parte loro e soprattutto ci è stata data l'opportunità di proporre la nostra tecnologia e i nostri servizi Apex FOD all'interno di un accordo quadro. Si è trattato di un percorso lungo che ha avuto una svolta però circa un anno fa con la presentazione delle soluzioni Apex FOD di Dell Technologies. Da quel momento, diciamo, riconosciute le potenzialità di questi servizi, appunto Apex FOD, è partita una intensa collaborazione, un intenso lavoro tra il team Dell coinvolto e soprattutto, come dicevo, tutto il gruppo ICT. Quindi questo lavoro fatto insieme in numerose sessioni e diciamo che ha avuto tantissimi input da più parti, quindi si è riuscito con questo lavoro a definire le tipologie di servizi più adatte al mondo di università e centri di ricerca. Servizi che appunto poi oggi vi illustreremo, per farlo ci avvarremo ovviamente delle persone di Fastweb e di Alware, che poi è l'RT che ha vinto la gara, e di altri miei colleghi che hanno collaborato per la definizione di questi servizi e poi quindi brevemente sono collegati con noi di Dell, appunto Valerio Greco per la parte commerciale e Eleonora Roiatti per la parte del Financial Services, così come gli specialisti Alessandro Casati, Paolo Bianco, Ugo Gallo
e altri. E poi a seguire, e con questo chiudo, ci sarà dopo l'intervento di Nicola Norcia che presenterà diciamo, i vari moduli che fanno parte di questo contratto e di questo accordo quadro per servizi appunto del Technologies Apex Code. Questo è quanto, quindi ancora grazie e ti restituisco la parola a Jürgen. Sì, ti ringrazio. Io non ho menzionato il gruppo ICT, hai saltato Domenico Genovese, ma insomma è ben noto con cui chiaramente... Sì, non ti preoccupare, no, nel senso ho diciamo, normalmente non lo cito perché, insomma, per non essere autoreferenziali, però insomma è chiaro che tutte queste attività non possono essere condotte in questa quantità e qualità se non attraverso un gruppo di persone con cui portiamo avanti la negoziazione, non soltanto ricordo del quello che noi chiamiamo un abito sartoriale, no? Quindi cerchiamo di costruire una proposta che sia specifica per il sistema universitario, ma ricordo sempre che negoziamo anche tutta la parte, cioè negoziamo, verifichiamo che tutta la parte formale sia conforme e laddove non lo fosse cerchiamo sempre di negoziare anche quello, poi di mettere all'attenzione dell'università, no, e possibili criticità, quindi assolutamente grazie a tutti quanti. Io allora a questo punto ringrazio anche Fastweb, peraltro che in modo molto che entra, io oramai la chiamo tra virgolette la famiglia Crew, nel senso che via via che diciamo, il perimetro si allarga, si affacciano nuovi fornitori, quindi Fastweb diciamo si affaccia adesso, si sono affacciate una serie di nuove aziende tra cui Fastweb e alle nostre gare e in modo molto diciamo pronto e collaborativo hanno fatto diciamo fronte ad alcune piccole richieste che poi piccole non sono perché c'erano delle piccole criticità su alcuni sulla gestione di alcuni istituzioni che partecipano agli siti della Cruci, sono venuti. Quindi assolutamente un ringraziamento anche a Fastweb. Colgo a questo punto, rubo l'ultimo minuto per dire che nel prossimo incontro, voi sapete che il gruppo ICT si riunisce ogni mese a Roma, portiamo avanti le nostre attività. Questo mese in realtà dedicheremo, sapete che abbiamo messo a budget un'ora di tempo da dedicare all'università per rispondere a domande diciamo di vostro interesse. Questo mese dedicheremo quest'ora alla presentazione del piano dei fabbisogni che abbiamo scritto sulla base della salve che avete compilato e sulla base di questo abbiamo predisposto un piano biennale delle gare, quindi volevamo presentarvi insomma i risultati e quindi farvi sapere quali sono le prossime gare che usciranno nei prossimi 2 anni. Non prendo altro tempo, quindi a questo punto do la parola a Alessandro, non so, la Todella. Prego, prego. La prendo io. Ok. Innanzitutto buongiorno, sono Paolo Montemagno, Fastweb, per conto del raggruppamento temporale di imprese che si è aggiudicata la gara, sono appunto responsabile del contratto CRUI. Questa sessione la divideremo in 3 momenti, mi prenderò io qualche minuto iniziale per presentare il contratto, poi lascerò la parola al collega Del che entrerà invece nel merito dei servizi mostrando anche i benefici di questa soluzione, in questa modalità servizio ed infine allora, i colleghi diciamo, di Gerardelio che invece ci allora, mostreranno lo strumento attraverso cui è possibile allora, fare inserimento degli ordini in maniera molto, come vedrete, molto, molto semplificata e appunto flessibile e semplice. Entriamo nel merito di quello che è l'oggetto dell'appalto. Allora, parliamo di forniture di servizi Dell, modalità on demand, quindi a servizio, attraverso, allora, utilizzando appunto l'infrastruttura Dell. Detto in altri termini, appunto, attraverso l'infrastruttura Dell è possibile beneficiare della flessibilità delle prestazioni di questa infrastruttura con un approccio ad OPEX, quindi a canone. Ovviamente su questa componente, sulla descrizione dei servizi,
Poi nella seconda parte il collega andrà nel merito di tutti i servizi e evidenzierà anche i benefici. Qui anticipo semplicemente che l'offerta inserita che allora, nella convenzione sono, diciamo, 6 moduli, allora, servizi che possono essere acquistati o singolarmente o anche a gruppi o multipli di moduli, in maniera appunto come vedrete, in maniera molto, molto semplice e schematica. Chi si è aggiudicato il contratto e il raggruppamento temporaneo di impresa, allora, costituito da Fastweb in qualità di mandataria e TD Solution in qualità di mandante, la durata del contratto è 60 mesi e chi possono beneficiare? Tutti coloro che hanno sottoscritto l'accordo di adesione alla trattativa d'acquisto CRUI. Il contratto prevede, mettiamo a disposizione, un portale dedicato con account riservato e protetto che è accessibile attraverso il menu Software Services presente sul sito CRUI, strumento attraverso cui tutti gli enti aderenti possono ordinare i servizi disponibili in convenzione. Come vi mostreremo, appunto, su questa la terza sessione appunto, sarà dedicata al portale. Con pochi clic effettivamente si può, allora, si può, diciamo, inserire un ordinativo. Ci sarà una prima parte che ovviamente dovrà essere a cura dell'università, che dovrà riempire il proprio piano di fabbisogni. Questa poi sarà validata dal back office che è fornito da noi, il quale ovviamente verificherà il piano di fabbisogno che è stato inserito dall'università e potrà o respingerlo qualora ci sia qualche inesattezza, motivando diciamo, il razionale del perché viene respinto, in maniera tale che poi l'università potrà a sua volta risottomettere in maniera corretta l'ordinativo oppure confermarlo. Qualora si venga confermato, quindi diciamo, l'università invierà verso CRUI il proprio ordinativo firmato digitalmente e a sua volta poi in cascata CRUI allora girerà l'ordine verso l'RTI che allora, ovviamente lo andrà a processare. Qui semplicemente vi mostro come anteprima quello che poi appunto nella terza sessione vi sarà mostrato in maniera più dettagliata, ma semplicemente per farvi vedere come è semplice, diciamo, l'inserimento ordinativo. Innanzitutto nella schermata in alto è possibile allora, andare a ci sono i 6 moduli, che sono i 6 moduli dell'offerta, quindi si può selezionare il servizio all'interno di un modulo o eventualmente allora, più servizi. Banalmente vanno individuati i tagli e la durata. A quel punto viene fatto un calcolo del valore mensile, e su quale poi potrà essere confermato attraverso un ok. Questo genererà una riga d'ordine, quindi se poi l'ente andrà a fare ulteriori richieste su altri moduli, ogni ordine sarà una riga d'ordine, che potrà essere appunto, potrà essere analizzata nell'epilogo richiesta, il quale appunto sarà l'ultima fase dell'università, in maniera tale che una volta verificato l'esattezza di quello che è stato inserito, poi potrà inoltrarlo. Ecco appunto, poi passerà alla fase seconda, alla fase 2, che sarà la verifica a carico del nostro back office. All'interno del contratto è previsto anche un customer care dedicato, che può essere contattato da un numero verde, che potrete leggere, e anche da un indirizzo email dedicato. Tale servizio ovviamente supporterà qualsiasi richiesta di informazione da parte degli enti, sia come utilizzare il portale, informazioni sulle configurazioni, oppure poi, qualora l'ordine sia stato fatto, informazioni sullo stato dell'ordinativo di fornitura o eventualmente, una volta che eventualmente sia stato fatto l'ordine, anche nel richiedere informazioni sullo stato delle consegne. Questo è un servizio a cui poi si possono ricevere le chiamate dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30. Ovviamente parliamo di un servizio che allora viene allora usufruito attraverso delle infrastrutture Dell che devono essere installate. Il contratto ovviamente prevede il servizio chiavi in mano e quindi tutti i servizi Dell allora, la suite di servizi del Pro Deploy sono inclusi, il quale comprendono da un project manager dedicato fino a tutte quelle che sono le attività di installazione e configurazione on site, fino ad arrivare
eventuali 30 giorni di assistenza per eventuali configurazioni post implementazione. Quindi è tutto un pacchetto di suite che sono inclusi per garantire la regolare esecuzione e il collaudo dell'infrastruttura. All'interno, ovviamente, sono previsti i servizi di post vendita. In convenzione sono previsti la massima tipologia di supporto Dell, chiamato Pro Support Plus, che oltre a prevedere appunto assistenza tecnico da remoto H24, sia per ciò che riguarda l'hardware e il software, prevede anche un supporto on-site in caso, diciamo, di guasto, ad esempio, bloccante entro le 4 ore. Quindi, on top, diciamo, questi servizi, diciamo, che sono di manutenzione, ci sono ovviamente i servizi di manutenzione proattiva e tutto quello che riguarda anche l'assistenza verso software di terze parti. Questo servizio è attivabile direttamente, ma all'interno del nostro customer care, qualora, diciamo, l'ente lo desiderasse, poi richiede tutte le informazioni, quale sarà fornito un primo livello, in maniera tale che saranno date tutte le indicazioni per poter poi eventualmente accedere a questo servizio in maniera corretta. Noi lasceremo, quindi, diciamo, il servizio che viene fornito, come vedete, è completo di tutte le sue allora, specificità. La flessibilità allora, della soluzione, non solo dal punto di vista architetturale, ma anche dal punto di vista proprio economico e finanziario, verrà illustrata dal collega. Noi ovviamente lasceremo questa presentazione. Qui i riferimenti i miei come responsabile, diciamo, del contratto, ma anche di tutti i colleghi e lo responsabili di area a livello nazionale, e nonché anche, diciamo, i riferimenti del collega di TD, che è il responsabile di delivery del collega Angelo. Io la mia parte introduttiva l'ho completata. Se non ci sono domande, passerei la parola a Nicola di Dell, che andrà a fare un approfondimento su quello che appunto sono i servizi di convenzione. Grazie. Grazie, sì, non vedo domande, quindi possiamo proseguire. Chiaramente in qualunque momento scrivete una domanda o chiedete il microfono, secondo me è anche più utile. Prego. Bene, allora se non vi dispiace condivido direttamente io il mio schermo. Non so se sei stato promosso relatore, se ci vede. Temo di no, infatti il tasto share è grigiettato. Allora, un attimo Vado a soltanto. condivisione sul mio desktop. Eccolo. Adesso dovrebbe essere a posto. Benissimo. Intanto vi ringrazio anch'io, grazie a Paolo che mi ha dato la parola e a tutti per essere intervenuti così numerosi stamattina. E io mi chiamo Nicola Norcia, sono un solution architect che in particolare segue Fastweb, quindi sono qui in funzione, diciamo, della mia vicinanza a Fastweb. Faccio da punto di riferimento tecnologico per quello che è il contenuto di questa convenzione che insomma, sulla quale abbiamo lavorato congiuntamente. Oggi volevo prendermi una mezz'oretta per darvi una descrizione un po' più approfondita di quelli che sono effettivamente i servizi presenti in convenzione. Paolo già vi ha mostrato i titoli, quelli che sono i 6 moduli con le 6 tipologie di servizio. Facciamo un approfondimento andandovi a vedere uno per uno, capendo quelle che sono le peculiarità delle tecnologie che noi utilizziamo per offrire questi servizi dei quali potrete fruire in questa modalità a consumo. Modalità a consumo che ricade sotto un branding che del chiama Apex. Apex è un brand introdotto relativamente di recente da Dell, sotto il quale ricadono tutte quelle tecnologie che noi siamo in grado di fornire in una modalità flessibile a consumo, cloud-like. È evidente che il mercato sta andando sempre di più in questa direzione, per cui ci si chiede una grande flessibilità, direzione che in qualche modo
ricalca quelle che sono le modalità già comuni nel mondo del crowd pubblico e le rende disponibili anche per tutte quelle che sono le soluzioni on-premises. Quindi mette un po' insieme il meglio di quello che si può ottenere nel, diciamo, nel mondo private, tra la cloud, on-premises, quindi un sistema che consenta delle performance elevate con un modello di costi altamente prevedibile, poi maggior ragione vero nel caso di questa convenzione, e la flessibilità, la facilità di innovazione e l'agilità che si ottiene nel mondo del cloud pubblico. Quindi è un tipo di modello che cerca di mettere insieme il meglio di questi due mondi. E sostanzialmente funziona con un tipo di meccanismo per cui si sceglie di utilizzare un certo tipo di servizio. Immaginate ad esempio un servizio per l'archiviazione dei dati, che tra parentesi è proprio il nome di uno dei moduli che troverete in convenzione. Quindi immaginate un servizio di archiviazione dei dati. Ovviamente dietro questo servizio di archiviazione dei dati, come potrete immaginare, ci sono delle macchine, degli storage che consentono tramite vari protocolli di archiviare appunto dei dati, come il nome suggerisce. Ecco, queste macchine avranno una capacità massima che viene configurata in base al tipo di progetto. Tuttavia, in base al meccanismo Apex, ci si impegna a pagare soltanto un sottoinsieme, una percentuale di questa capacità, che nel caso della nostra convenzione è stata negoziata con voi, con CRUI, all'80% della capacità installata. Quindi, se noi vi offriamo una soluzione che nel suo taglio prescelto offre una capacità installata di, ad esempio, 100 terabyte, ci si impegna per il periodo della durata di fruizione di questo servizio a corrispondere l'80% di questa capacità. Quindi immaginiamo, nel caso specifico, ad esempio, 80 terabyte. Questa la chiamiamo in inglese committed capacity, in convenzione abbiamo utilizzato la terminologia capacità impegnata. Quindi la capacità impegnata sono effettivamente l'80% della capacità totale. La capacità restante la chiamiamo invece buffer capacity, e quindi la buffer capacity è la capacità eccedente, la quale nel caso specifico della convenzione viene pagata soltanto se utilizzata e soltanto per il periodo di tempo nel quale viene utilizzata. Naturalmente noi possiamo chiedere degli upgrade, a meno che non abbiamo già scelto il taglio massimo possibile della soluzione dall'inizio, ma se partiamo da un taglio minimo inizialmente, durante la durata del contratto possiamo salire verso dei tagli maggiori. Quindi la capacità impegnata andrà a salire, la capacità massima a sua volta andrà a salire. Le soluzioni sono quasi tutte disegnate in modo tale per cui tecnicamente è possibile passare da un taglio base a un taglio maggiorato. Poi questo dipende dalla specificità del servizio, come andremo a vedere fra pochissimo. Li avete già visti prima con Paolo. I servizi disponibili in convenzione sono 6, vengono chiamati moduli. I moduli sono denominati M1, 2, 3, 4, 5, 6 e ognuno ha un nome abbastanza autoesplicativo. Quindi abbiamo un servizio di memorizzazione dei dati, quindi di fatto un servizio per storage primario, un servizio di protezione dei dati, che è di fatto un servizio di backup, un servizio che chiamiamo risorse di calcolo, dietro il quale trovate una serie di nodi computazionali con e senza GPU, un servizio di archiviazione dei dati. Per archiviazione intendiamo una tipologia di storage per dati non strutturati, quindi di fatto uno storage per protocolli NAS, ma non solo. Infine, un servizio di ambiente iperconvergente, quindi tecnologia sulla quale convergono le risorse computazionali e le risorse storage su un'unica tipologia di apparato, e un servizio di memorizzazione dati specifico per sistemi di high performance computing, che quindi supporta una serie di protocolli e tecnologia InfiniBand. Andiamo ad approfondire uno per uno questi 6 servizi, ma prima di farlo, voglio darvi delle informazioni che sono comuni a tutti e 6 i moduli. Quindi quello che vi dirò vale per tutti, non stavo poi a ripeterlo modulo per modulo.
La prima cosa importante è che ogni servizio è disponibile in quelli che io ho chiamato dei tagli, tagli, dimensioni, come volete, ma ogni servizio è sostanzialmente disponibile in versione small, medium, large, poi a seconda del servizio vedrete che la nomenclatura può essere leggermente diversa, ma il concetto è quello. Quindi c'è una versione piccola del servizio, una versione media, una versione grande. Normalmente è possibile l'upgrade verso l'alto, laddove tecnicamente possibile. Dietro i servizi naturalmente vengono utilizzate delle appliance, delle apparecchiature tecnologiche che sono dedicate all'acquirente di questo servizio. Quindi questi servizi non vengono forniti in una modalità condivisa, quindi questa è una cosa molto molto importante. Laddove voi scegliete un servizio di risorse di calcolo, memorizzazione dati o qualunque altro servizio, tutte le risorse tecnologiche utilizzate per offrire questo servizio sono dedicate a chi acquista il servizio. Non ci sono infrastrutture che vengono condivise in modalità multi-tenancy. E vengono installate all'interno di un data center che viene scelto dal committente del servizio. Quindi un data center che può essere chiaramente dell'università, dell'ente di ricerca, dell'Ateneo, ma può essere anche un data center di terze parti, insomma, a vostra totale discrezione. Voi scegliete il servizio, noi lo installiamo. Come avete visto, sono inclusi i servizi di installazione on-site che vi ha illustrato poc'anzi Paolo, e ovviamente sono inclusi i servizi di manutenzione tipo ProSupport Plus con uno SLA il più, diciamo, il migliore possibile di sole 4 ore. Questi servizi hanno una capacità che chiamiamo impegnata, che è, come abbiamo detto, è l'80% della capacità totale, e la capacità buffer, che in italiano nel bando abbiamo deciso di chiamare capacità di riserva. E infine, questi servizi verranno chiaramente fatturati in una modalità flessibile, visto che il pagamento legato al consumo, ci sarà un pagamento iniziale anticipato legato alla capacità impegnata, che poi sì, diciamo, ha una periodicità, e un pagamento flessibile che invece viene fatto a consuntivo. Il consuntivo viene contabilizzato ogni mese. Ok? Spero sia tutto chiaro, però alla fine avremo un po' di tempo per fare qualche domanda, se vorrete. E tutti i moduli condividono alcune caratteristiche tecnologiche o, se volete, dei valori che noi possiamo dirvi di avere in questa offerta tecnologica. Da una parte, chi conosce il mondo del probabilmente avrà già sentito parlare di Cloud IQ. Cloud IQ è un nostro portale cloud dal quale noi possiamo monitorare ognuna delle tecnologie fornite all'interno della convenzione. Quindi avrete un unico portale cloud da quale potrete verificare quello che è lo stato di salute, l'andamento del consumo delle risorse, le possibili vulnerabilità, e quindi evitare una serie di rischi e semplificare la pianificazione anche per cercare di capire magari se è arrivato il momento di fare il famoso upgrade dallo small al medium, dal medium al large. Secondo valore che oggi ho voluto evidenziarvi, quello della sostenibilità. Se conoscete Dell, sapete che è un'azienda molto molto attenta all'aspetto della sostenibilità, sia da un punto di vista di efficienza energetica, nel senso che utilizziamo tutti gli accorgimenti possibili, sia da un punto di vista di adozione delle ultime tecnologie, dei processori con un processo produttivo più efficiente, con il miglior rapporto watt per prestazioni. E chiaramente nell'utilizzo di una serie di strategie a livello di BIOS, a livello di sistemi di gestione per minimizzare i consumi energetici, sia dal punto di vista proprio di packaging, imballaggio, logistica. Dell è una società che dalla sua nascita ha come punto forte quella di una gestione molto efficace della logistica. Per farvi semplicemente un esempio, noi impacchettiamo, se voi acquistate soluzioni che prevedano magari molteplici server, li impacchettiamo tutti insieme invece che in scatole separate per risparmiare
sull'imballaggio, sul materiale di scarto che poi dovrà essere smaltito, e chiaramente abbiamo tutte le certificazioni energetiche legate all'Unione Europea e ad altri enti internazionali. Supporto tecnico, ve lo accennava già Paolo, vi ha mostrato che noi abbiamo tipicamente tre livelli di supporto, Basic, Pro Support, Pro Support Plus. Per la convenzione abbiamo scelto di fornire esclusivamente il massimo livello di supporto, quindi il Pro Support Plus. Questo Plus è molto importante perché prevede diversi vantaggi che vi ho voluto evidenziare, quindi avrete un Service Account Manager dedicato per la diciamo, interazione con il supporto tecnico, quindi una persona, abbiamo nome, cognome, email, numero di telefono, che ti consente anche poi a sua volta un accesso prioritario al supporto tecnico, alle risorse più senior, più esperte all'interno del supporto tecnico, e un supporto che si estende anche al software di terze parti tramite sia una struttura interna IDEL che supporta il software, sia meccanismi di supporto collaborativo e altri meccanismi di supporto automatico e proattivo. Intendiamo che le macchine, essendo collegate, avete visto questo sistema cloud, possono segnalare anticipatamente l'insorgere di guasti, anche solo predetti, e in questo modo il supporto è preallertato ed eventualmente può inviare un tecnico ancora prima che magari una parte di guasti. Naturalmente gli SLA sono i migliori possibili, avete visto 4 ore. E il sistema viene mantenuto ulteriormente in salute, anche la possibilità di avere la maintenance di sistema erogata congiuntamente con il supporto tecnico Dell. Passiamo quindi alla presentazione dei 6 moduli che vedremo, come vi avevo anticipato, uno alla volta. Quindi partiamo dal primo modulo, modulo M1, servizio di memorizzazione dati. Queste slide chiaramente vi saranno inviate, quindi qui avete modo di poi leggervi con calma la descrizione, avere una tabella che vi riassuma le caratteristiche del servizio e i costi in termini di coefficiente. Essendo un servizio a consumo, chiaramente il costo del servizio varia in base alla dimensione del servizio, small, medium, large in questo caso, e alla durata del servizio e al consumo dello stesso. Quindi chiaramente il costo finale dipende poi da quanta parte del servizio utilizziamo. In ogni caso, noi andremo, per capirci, a moltiplicare il valore della capacità impegnata, la cui unità di misura è descritta all'interno di questa tabella. Quindi in questo caso, tra le varie capacità dell'appliance, andiamo a misurare la capacità raw, quindi unità di misura, la capacità raw, e dobbiamo chiaramente moltiplicarla per quello che è il coefficiente specifico, che dipende dal taglio del servizio e dalla durata del servizio. Chiaramente noterete che il concetto generale è che più aumenta il taglio del servizio, più aumenta la durata, minore è il costo all'unità. Quindi in questo caso il costo che è espresso al gigabyte, vedete che è massimo, diciamo, nel caso taglio small, durata 12 mesi, quindi durata minima, ed è minimo nel caso di durata massima 60 mesi, taglio large, quindi chiaramente c'è un meccanismo che incentiva e premia la fruizione di servizi di maggiore capacità e di più lunga durata, come è abbastanza normale che sia. Quindi, chiariti questi principi che poi valgono per tutti i moduli, diciamo, servizio M1, memorizzazione dei dati, si tratta di fatti di storage primario di ultima generazione, tipo all flash, all NVMe, quindi con delle prestazioni molto elevate, e che ha una capacità raw che però viene moltiplicata da tecnologie di data reduction. Quindi una capacità raw, ad esempio, di circa 40 terabyte corrisponde a una capacità effettiva di 125 terabyte circa, perché questo storage è in grado di moltiplicare il dato
o meglio, di moltiplicare lo spazio utile riducendo il peso del dato di circa 4 volte. Quindi noi ci aspettiamo che tipicamente questo storage moltiplichi la capacità disponibile almeno per 4. Tecniche di compressione e deduplica del dato che sono effettuate in tempo reale. Quindi questo tipo di storage è multiprotocollo, naturalmente supportiamo Fibre Channel Iscsi, ma anche NVMe over TCP e supportiamo protocolli PHY, perché è una tipologia di storage che noi definiamo unified, che quindi consente di gestire allo stesso tempo protocolli blocco e protocolli PHY contemporaneamente, quindi si adatta a una grandissima varietà di casi d'uso. Nel caso del passaggio da un taglio piccolo a un taglio più largo, vengono o aggiunti dei dischi, o nel caso sia necessario, diciamo, proprio cambiare il modello di storage, è stato un data in presa upgrade, quindi vengono cambiati esclusivamente i controller. Okay? In questo caso noi forniamo lo storage, non forniamo gli switch Fibre Channel, non forniamo gli switch Ethernet, quindi questi devono essere già presenti on site o devono essere forniti a parte. Servizio M2, protezione dei dati. Si tratta di fatto di un servizio di backup, è basato sulla tecnologia data domain che consente una riduzione elevatissima del dato, quindi sono dei valori di compressione e deduplica estremamente alti. Qui andiamo, vi faccio notare, a conteggiare la capacità utile per dare il costo del servizio, non la capacità RAW, in quanto noterete che la capacità RAW di questi tre tagli è sempre la stessa, in quanto è una licenza poi che va a sbloccare la capacità utile effettivamente disponibile. Quindi si parte da una licenza che vi dà soltanto 32 tera di capacità utile, una che viene da 65, una che viene da 87, perciò l'upgrade è molto molto facilitato nel caso vi troviate eventualmente ad esaurire la capacità. Un'appliance molto compatta, anche in questo caso, come nel caso dello storage precedente, che occuperebbe soltanto due rack unit all'interno del vostro data center, ed ha una serie di feature che noi chiamiamo Data Invulnerability Architecture, quindi delle feature che vanno a proteggere in maniera molto efficace i vostri dati, garantendovi che questi non vengano corrotti, alterati, implementando l'immutabilità degli snapshot e garantendo chiaramente la sicurezza anche del layer fisico sottostante su quali dati vengono scritti. Quindi è un tipo di appliance estremamente sicura che viene utilizzata per la fornitura di questo servizio di protezione del dato. Anche qui non vengono forniti switch particolari, la macchina delle porte Ethernet a 10 gigabit che potete collegare a qualunque rete idonea, ma addirittura possono chiaramente negoziare anche con Giga. Veniamo al terzo servizio. Sono molto rapido nella descrizione dei servizi perché non abbiamo chiaramente tantissimo tempo e poi vorrei lasciare un po' di spazio alle vostre domande, ma chiaramente vi ricordo che sia noi, ma chiaramente anche Fastweb e ITD siamo a disposizione laddove poi vorreste anche gli approfondimenti puntuali da parte nostra, anche in seguito a questo webinar, non c'è ovviamente nessun problema. Servizio risorse di calcolo, dicevamo, risorse di calcolo è un pochettino più complesso nella sua articolazione, in quanto non si tratta di un servizio che scala semplicemente con magari un maggior numero di risorse o di appliance, ma i vari sottomoduli M3.1, 3.2, 3.3, 3.4 di fatto offrono dei servizi un po' diversi fra loro. Su 3.1 abbiamo dei nodi solo computazionali, quindi di fatto server, una rack unit che vengono utilizzati per fornire questo servizio. Abbiamo 10 nodi, ognuno con due processori, quindi un numero elevato di core, 560 core per una potenza computazionale complessiva di 46 teraflop e un ingombo di 13 rack unit. Se i server utilizzati sono una rack unit, perché ne occupiamo 13? Perché in questo caso forniamo la componente di switch di management e di switch Ethernet a 25 gigabit, quindi
Comunque, le tre rack unit ulteriori sono per la componente di rete. Chiaramente, da dove 10 nodi fossero pochi, non c'è problema, si possono acquistare due unità del modulo 3.1 e quindi i nodi diventano 20 o 30 o quelli che volete. Il sottomodulo 3.2 invece offre dei nodi un po' più grandi, due rack unit, che oltre alla doppia CPU montano anche delle GPU Nvidia A100, quindi consentono, diciamo, di avere una maggior capacità di elaborazione sfruttando i 116 teraflop messi a disposizione dalle 12 schede Nvidia A100, in quanto ogni modulo ne monta due. Chiaramente la soluzione occupa 15 rack unit, perché i nodi sono di meno, ma sono più grandi, e anche qui è compresa la componente di networking. Il modulo 3.3 a sua volta comprende dei nodi 2 rack unit, quindi quelli un po' più grandi, che però puntano su una componente di storage ad alta capacità. Componente di storage ad alta capacità significa che questi nodi hanno sia dello spazio SSD a bordo, ma hanno, come dire, dei dischi da 3 pollici e mezzo altamente capienti, che possono in realtà, scusate, mi sono accorto che c'è un refuso, perché questi valori dovevano essere qui, quindi correggiamo nella slide che poi vi invieremo. Quindi i 2475 TB della capacità totale si riferiscono al sottomodulo 3.3 e non al sottomodulo 3.2. Quindi vi dicevo, c'è una capacità a bordo di dischi da 3 pollici e mezzo, oltre che di SSD di due tipi, diciamo, tipo a bassa endurance e a media endurance. Di fatto questi nodi si prestano molto molto bene a delle configurazioni di tipo SEF o di tipo Software Defined Storage. Così come i nodi 3.4 sono sempre nodi 2 rack unit, che però, come vedete, hanno nel totale dello storage, il totale è praticamente costituito solo da dischi all flash, quindi dei 553 TB, 460 sono dischi a tipo read intense, diciamo a bassa endurance, e 92 sono il tipo a media endurance mixed use. Quindi questi nodi vanno molto bene per quelle che sono tutte le varie configurazioni anche iperconvergenti basate ad esempio sull'usare dei node. Nel caso dei primi tre sottomoduli, il costo è basato sulle ore di utilizzo, partendo sempre ovviamente dall'80% delle 730 ore che ci sono in un mese, e nel caso del modulo 3.4 invece il costo è basato su due parametri: l'utilizzo dello spazio, lo spazio RAW, e l'utilizzo della memoria RAM di questi nodi. Nel caso di questi tre moduli, ho voluto evidenziarvi tre caratteristiche, cioè da una parte l'adozione di una piattaforma di gestione molto intelligente, basata su, o meglio, che consente diverse tipologie di automazione. Sicuramente chi conosce il mondo del conosce il nostro mondo iRack, Open Manager Essential, ecco, tutti questi strumenti sono chiaramente messi a disposizione, oltre che chiaramente il Cloud IQ che abbiamo visto prima. L'adozione di una politica di tipo Zero Trust, laddove i server sono progettati in base a una logica di una sicurezza in tutte le fasi, che partono dal processo produttivo a tutti i momenti dell'utilizzo del server. Giusto per darvi un dato, la configurazione iniziale del server genera un hash che la rende unica nel momento in cui viene fatta in fabbrica. Quando il server viene consegnato, è possibile con un semplice tool fare il check di quell'hash, che viene registrato in maniera non modificabile all'interno del BIOS del server, e si può verificare se c'è stata una qualunque alterazione della configurazione anche durante il transito. Quindi, se qualcuno ha aperto il coperchio del server durante il transito, questo viene chiaramente loggato, perché c'è una batteria all'interno del server che funziona anche quando la macchina è spenta ed è in trasporto.
E se la configurazione dovesse essere alterata in qualsiasi modo, questo viene evidenziato e da lì poi tutto è messo in sicurezza in tutte le fasi di utilizzo della macchina. E infine, voglio evidenziarvi che la GPU adottata nel sottomodulo 3.2 è una Nvidia A100, quindi una GPU di ultima generazione che utilizza delle memorie HBM, quindi memorie ad altissima banda. E una CPU che si presta molto bene a tutti gli utilizzi tipo high performance computing, machine learning e intelligenza artificiale. Veniamo al modulo Nicola, 4. scusami, Sì. scusami, solo per chiedere a Jurgen quanto tempo abbiamo a disposizione. Ma allora, generalmente questi incontri durano un'ora, quindi insomma abbiamo ancora 10-15 minuti al massimo, insomma. Giusto per dare un'indicazione a Nicola, perché poi ovviamente almeno 10 minuti dobbiamo lasciarli poi al demo del portale, quindi hai altri 5 minuti. Andiamo veloci su questi ultimi due moduli. Dicevo, modulo M4, servizio di archiviazione dei dati, si basa su storage di tipo per dati non strutturati, quindi che sono adatti a protocolli di tipo file, sono degli storage scale out, quindi possono crescere tramite l'aggiunta di nodi. Sono comunque racchiusi all'interno di uno chassis, per cui la soluzione, nei casi da noi proposti, occupa sempre 5 rack unit. La capacità effettiva è abbastanza importante. Anche qui si usano delle tecniche di data reduction, con una data reduction chiaramente più blanda, trattandosi di dati file che, come sapete, non sono particolarmente comprimibili, ma arriviamo comunque a praticamente un petabyte nella soluzione di maggior capacità. Questo tipo di servizio lavora con una molteplicità di protocolli: avete NFS, avete SMB, ma avete anche FTP, S3, protocollo HDFS per Hadoop e così via. Quindi è estremamente flessibile e utilizzato come NAS, ovviamente supporta qualunque tipo di client compatibile e si presta molto bene a degli utilizzi tipo cloud ibrido in degli ambienti anche multi-cloud. Servizio M5 è ambiente iperconvergente, laddove abbiamo di fatto dei nodi che si basano su tecnologia congiunta del VMware, sono delle appliance anche qui multinodo che includono la componente di networking, quindi anche qui sono i nodi una rack unit, due rack unit, a seconda del taglio small, medium, large. Qui vedete la capacità utile calcolata in base a quelle che sono le logiche di VSAN, ma come sapete poi VSAN eventualmente può utilizzare anche tecniche di compressione e deduplica laddove la licenza lo consenta. Nel caso della nostra tecnologia iperconvergente avete il vantaggio di una tecnologia che vi consente il one click upgrade, laddove tutti i firmware, i BIOS, e le componenti che trovate su questa tecnologia sono pretestate, quindi non c'è nessun rischio di incompatibilità, non c'è nessun problema nell'interoperabilità di tutti quelli che sono i componenti. Quindi avete un'appliance iperconvergente, non avete un assemblaggio di componenti. La gestione quindi è estremamente sicura, estremamente semplificata. Infine, sull'M6 abbiamo un servizio di memorizzazione dati specifico per il sistema High Performance Computing, laddove noi forniamo una componente storage di capacità crescente, una capacità di fuori, diciamo, 66 TB, ma arriva a quasi un peta nel suo taglio più grande. Questa componente storage ha un front-end server, che consente quindi l'utilizzo di una serie di protocolli molto ampi che vanno da 1 o 10 gigabit base T, passando per networking di tipo ottico 10, 25, 100 gigabit e addirittura InfiniBand o Fiber Channel a 32 gigabit. Quindi insomma, questo tipo di soluzione consente veramente una flessibilità elevatissima in termini di protocolli. Volevo darvi velocemente, giusto l'input che questi servizi chiaramente non sono pensati per essere utilizzati
nel vuoto pneumatico, ma sono pensati per essere anche come dei pezzi di un puzzle, degli elementi che si potenziano a vicenda e consentono la costruzione di casi d'uso più o meno complessi. Ad esempio, vi ho fatto tre esempi, ma potete immaginare tutti quelli che volete. Potreste creare un servizio di desktop virtuali per le aule didattiche di un ateneo, ma per qualunque, anche per l'ufficio, per qualunque uso vi venga in mente, magari facendo leva sui nodi che dispongono della GPU per dare maggior boost a quella che è l'esperienza grafica o quelle che sono le applicazioni un po' più impegnative. Potremmo mettere insieme un cloud ibrido basato su VMware, prendendo ad esempio il modulo iperconvergente, ma anche quello di protezione dei dati per il backup degli stessi, oppure potreste mettere insieme laboratori di high performance computing, machine learning, intelligenza artificiale, chi più ne ha più ne metta. In questo caso, per esempio, prendiamo le risorse di calcolo, semmai utilizzando quelle che hanno la GPU per avere ancora un maggior boost, il servizio di memorizzazione dati per andare a salvare quei dati che poi vengono elaborati dalle risorse di calcolo, e il servizio di, oppure il servizio di archiviazione dei dati in alternativa o in affiancamento a quello di memorizzazione dei dati, e il servizio di protezione dati. Quindi, chiaramente, questi sono soltanto degli esempi che noi volevamo suggerirvi per l'utilizzo combinato di questi servizi, che chiaramente poi possono anche integrarsi con elementi presenti in altre convenzioni, sia CRUI, sia convenzioni CONSIP, oppure elementi preesistenti all'interno del vostro datacenter. Non abbiamo chiaramente limiti di interoperabilità. Infine, lo stato di consumo delle risorse, visto che il pagamento è legato al consumo effettivo, può essere controllato tramite l'Apex Console. E detto questo, lascio la parola ad Angelo di Digital Value, che vi mostrerà il portale tramite il quale è possibile effettivamente ordinare questi servizi. Grazie, grazie mille Nicola. Buongiorno a tutti. Sono Angelo Graniglia di TD Solution e diciamo quest'ultima parte del nostro meeting proviamo un attimino a razionalizzare quelle che sono le possibilità di aderire da un punto di vista pratico ai progetti e quindi alla possibilità di ordinare quelle che sono le configurazioni che Nicola, che Dell sostanzialmente ha ben illustrato sostanzialmente nei minuti precedenti, e creando appunto una piattaforma che ha capitalizzato altre esperienze che ci vedono collaborare con la CRUI, come diceva Jürgen, in questa grande famiglia dove i player e la CRUI stesso lavorano insieme per rendere un pochettino più agile quelle che sono le procedure di acquisto da parte di tutte le facoltà o comunque gli enti che aderiscono alla CRUI. Gianluca, ti chiedo gentilmente se è possibile condividere lo schermo, Sì, se questo chiedo di porta. essere abilitato alla condivisione dello schermo. Sì, ci un Ecco, attimo. Gianluca, sei abilitato ora. Grazie. Grazie mille. Quindi sostanzialmente il layout per chi ha avuto un pochettino di esperienze con i contratti che ci vedono collaborare nel recente passato, sostanzialmente da ottobre, novembre dello scorso anno con le aziende del gruppo Digital Value, riconoscerà il layout di quello che è il portale creato anche per questo tipo di collaborazione dove l'IT Solution e il Reticon Fastweb per servire i prodotti dell'Apex spiegati poc'anzi. Quindi sostanzialmente nel momento in cui tutti voi sarete dotati del link di accesso al portale che state vedendo sullo schermo e ovviamente col processo di autenticazione, quindi con la user ID che vi permetterà e la password che vi permetterà di poter accedervi, avrete accesso a questa welcome page che descrive sommariamente quelli che sono i contenuti degli accordi che ci vedono lavorare insieme e già se scendi un pochettino sostanzialmente vediamo un attimino quali sono le esatto, quali sono i punti sostanzialmente riassunti in questa schermata che vedono ed elencano sostanzialmente i contenuti del contratto. Per quanto riguarda la parte a sinistra a radice, vediamo subito un bellissimo bottone che è richiesta Dell, dove operativamente ci porta a quelle che sono le
i vari sheet, diciamo così, dei moduli, per quanto i vari tab per quanto riguarda i moduli che includono i servizi rispettivi che abbiamo mostrato poc'anzi. Quindi il modulo 1 per quanto riguarda sostanzialmente la memorizzazione dei dati, che viene riassunta in capo alle parti sostanzialmente che codificano la linea di servizio e quelle che sono sostanzialmente le possibilità di adesione. C'è la possibilità sostanzialmente, Gian, senza che così, facciamo così, dai, integrami te, visto che sei con la manina, stai andando da un modulo a un altro, così fai te l'esempio pratico di uno o due sì. casi, così che, ok? Sì, i tab, come diceva Angelo, consentono di navigare tra i vari moduli dall'1 al 6, che sono stati precedentemente descritti. Nel momento in cui si decide di dare corso alla richiesta, semplicemente si clicca sull'ok in corrispondenza della riga e verrà creata una riga d'ordine così come era stato illustrato. Si possono aggiungere i vari prodotti navigando tra i vari moduli. Vediamo anche i sottomoduli che comprendono una parte di storage e una parte di memoria, e quindi abbiamo lo split dei due canoni e la somma. Andiamo a selezionare uno di questi. Quando abbiamo deciso che l'ordine è completo, andiamo sul riepilogo della richiesta, avremo la precompilazione dei dati della testata d'ordine in base a quanto presente in anagrafica, e vedremo le nostre righe inserite nel riepilogo economico con la sommatoria. Possiamo sempre decidere di cancellare se abbiamo sbagliato ad inserire una riga, e quindi eliminiamo la riga sbagliata. Nel momento in cui abbiamo deciso che la richiesta è completa, cliccheremo su Crea richiesta e la troveremo nella nostra dashboard con l'elenco delle richieste effettuate. In un primo stato sarà nello stato creato, che sostanzialmente è un draft, quindi non è visibile a nessuno se non a chi ha creato la richiesta. Nel momento in cui vogliamo mandare avanti la richiesta, cambieremo lo stato da creato a validato. E la richiesta a questo punto è stata validata. Vediamo che lo stato è cambiato e si è dato inizio a questo processo che vediamo illustrato sotto. Sostanzialmente, Gian, scusami se ti sì? integro un secondo, il processo è il seguente. L'università configura con i click che con Gianluca abbiamo appena visualizzato, quindi sostanzialmente alla creazione di quello che è la propria proposizione, la richiesta di quotazione sostanzialmente, che si va ad eseguire con l'esempio che ha fatto Gianluca poc'anzi. Questo crea un documento digitale che viene via al portale mandato al fornitore, in questo caso quindi a noi, a FastWeb, che lo restituiamo in questo stato validato, lo restituiamo come congruo e quindi come validato e quindi congruo alle configurazioni eseguite da parte dell'RT, con l'appoggio ovviamente del produttore Dell, nel momento, oppure invece lo respinge come già, scusa, torna un attimino se vai un pochettino in basso della schermata così vediamo un attimino qual è la mappa concettuale. Ok, da validato sostanzialmente si va a confermato, dove appunto l'RT conferma quella che è la congruità della configurazione eseguita, oppure respinto nella misura in cui c'è un abbinamento di servizi, c'è una selezione sostanzialmente non opportunamente corretta, con il dettaglio ovviamente di qual è la causale per il quale insomma l'ordine deve essere, o meglio, la richiesta di quotazione deve essere respinta, e quindi viene restituita con il commento. Nel caso di respinto ovviamente l'università dovrà rieseguire l'ordinativo e quindi poi ripartire da zero sostanzialmente, da creato come stato. Nel momento in cui invece l'RT conferma, restituisce all'interno del dashboard dell'università l'ordine come in lavorazione, e in questa sede sostanzialmente l'università fa download
dell'allegato PDF che è digitalizzato, che si è visto poc'anzi con Gianluca, lo firma digitalmente, lo include insomma, al portale per poterlo girare questa volta alla CRUI, che eseguirà l'ordine verso sostanzialmente l'RT, quindi verso il proprio fornitore. Il flusso è banalmente quello che stiamo utilizzando da qualche settimana, da qualche mese insieme. Gian, ti ho interrotto, se volevi aggiungere qualche altra cosa prima di passare a qualche conclusione, visto il tempo, insomma, che... Ho proceduto lato back office a confermare la richiesta, quindi vediamo che appare la scritta confermato ed è in rosso. A questo punto l'ente riceverà una notifica che lo informa che la richiesta è stata accettata e quindi dovrà procedere ad allegare la richiesta firmata digitalmente. Può produrla in formato PDF e questo documento andrà firmato digitalmente per poi essere allegato attraverso questo strumento. Non ho altro. Scusami Jürgen, proprio 30 secondi ancora. Ovviamente ogni campo del PDF che viene, siccome ogni Ateneo è stato censito in termini di anagrafica sul portale, quindi il PDF che ha mostrato Gianluca, il portale poc'anzi, è autocompilato, ma ognuno di quei campi è editabile, quindi ogni nota, azione che l'ente può voler inserire, ogni variazione rispetto all'anagrafica inserita può essere modificata, e quindi niente, si spera così di essere un pochettino più agili per quella che è la richiesta di quotazione di ordinativo da parte di ogni ente. Questo è poi giusto per completezza, vi faccio vedere la conferma che arriva via mail, in cui si esplicita che per inoltrare la richiesta alla CRUI è necessario allegare il documento firmato digitalmente ed è riproposto in rosso anche sullo stato. Quindi a questo punto, una volta allegato il documento e dato l'ok, l'ordine è in pipeline. Sì, allora volevo soltanto così un po' in conclusione, poi vediamo se ci sono delle richieste. Cioè, volevo semplicemente dire che il workflow in realtà è un po' il medesimo in tutti i contratti, quindi l'unità sono e gli enti che partecipano sono assolutamente oramai abituati. Voi trovate intanto nell'area riservata, trovate la documentazione di adesione che deve essere compilata, sottoscritta e inviata alla CRUI, dopodiché avrete accesso al portale, e sul portale il workflow è il medesimo di questo contratto rispetto che di altri, anche su altre piattaforme, insomma è sempre la medesima, diciamo la medesima modalità. Trovate il listino, selezionate quello di cose di cui avete bisogno, poi parte il workflow della quotazione, una volta che è definitiva viene la caricata e firmata digitalmente e la guida trasmette per l'attivazione. Insomma, quindi verosimilmente cerchiamo, visto che i contratti aumentano per numerosità, di mantenere sempre la stessa modalità, quindi documentazione di adesione nell'area riservata e poi piattaforma ordini per completare la cosa. Non so se ci sono da parte, fermo restando che come al solito questo è un incontro che noi diciamo abbiamo messo a disposizione per farvi vedere velocemente cosa c'è nel contratto e per dirvi come si aderisce. Poi eventualmente possiamo immaginare di fare un altro paio di incontri sempre online, specifici, magari più tecnici sulle varie cose, però insomma oggi l'obiettivo era questo. Ciò nonostante, rispetto a quello che abbiamo detto, ci sono già delle prime domande, se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Ne avrei una semplice, forse se l'ho detto ma mi è sfuggito, c'è una durata contrattuale minima? 12 mesi. Okay. Sì, ci sono diversi tagli, adesso non li ho sotto mano, comunque 12, non mi ricordo Alessandro, 12, 12 20, 24, 36, 48 e 60, quindi da 1 a 5 anni. In questo...
In questo è il portale aiuta, perché se appunto, grazie Gianluca, se si va appunto all'interno del portale, il taglio della durata è espresso nella seconda colonna con durata, quindi si ha evidenza di quello che è il minimo selezionabile come durata del contratto. Ovviamente con andare avanti del tempo il taglio si riduce, perché poi tutto deve essere, i contratti devono avere una fine entro 5 anni dalla, dal contratto contenitore dell'accordo quadro. Di conseguenza, fra 2 anni non sarà più possibile fare un contratto da 4, perché saremo fuori tempo massimo dei 5 anni. Quindi i 5 anni sono possibili ora che siamo al primo anno. Mano a mano che andiamo avanti, si ridurrà la durata contrattuale per i singoli contratti. Sì, Alessandro, mi hai rubato le parole di bocca. Sì, ah, diciamo, scusa, che rispetto agli altri contratti, qui abbiamo voluto dare... scusate, Fabio Agostino, Politecnico di Torino, Gruppo ICT, e abbiamo voluto dare un taglio, cioè, ci abbiamo lavorato tanto, l'ha detto prima Alessandro in apertura, è un contratto che è nato quasi come un sogno, no? Possiamo dirlo, no, Ale? E poi dopo si è concretizzato nella realtà, no? E abbiamo voluto proprio aiutare gli enti cercando di offrire un servizio che potesse accompagnarli nel lungo periodo, ma non solo, abbiamo voluto comunque anche aiutare gli enti su dei piccoli progetti, perché possono nascere dei progetti che possono avere anche solo una durata di un anno, come di 2, a volte di 3, ma l'ente che ne ha invece necessità di avere un servizio per 5 anni è, come dire, ha le potenzialità e la forza per poterlo fare. Detto ciò, ovviamente, come diceva Ale, un ente che voglia aderire a un contratto della durata di 5 anni è scontato che deve farlo da subito, no? Perché altrimenti già il servizio quinquennale se lo fuma, tra virgolette, lasciatemi passare il termine. Quindi tenete presente che noi, insomma, a parte che adesso c'è ancora qualche lavoretto da fare, per cui non è che partiamo domani, per cui avete la necessità di anche al vostro interno di fare un attimino mente locale e capire quale taglio dare diretto al vostro ente. È quasi finito. Volevo, come dire, ecco, solo concentrarmi un attimino proprio su questo aspetto. C'è un microfono aperto. Sì, è Massimo, c'è il microfono. Okay. Sì, c'è una persona che vuole intervenire. Ettore Virzi, prego. Sì, una curiosità, una precisazione. Nei moduli, ho provato a collegarmi a WebCrew TD Solutions, nel modulo 3, se i prezzi sono diciamo quelli ufficiali, la prima e la seconda riga, ha un senso questa differenza o non ho colto qualcosa riguardo dei costi? Chi risponde? Penso si riferisca al fatto che la prima riga, diciamo, ha un coefficiente orario molto, sì, maggiore, sì, rispetto alle altre. Sì, molto, diciamo. Sì, diciamo, questo è, no, è verificato, è quella quelli sono i coefficienti, sono giusti, e ci sta questa differenza. Il costo di un anno rispetto alle altre durate contrattuali è un po' differente. Questo è, tra l'altro, è proprio l'unico modulo che fa eccezione in questo senso, perché ha delle implicazioni, insomma, che ora non sto a dettagliare, che però comporta questa differenza. Una cosa nota, la sapevamo dal primo momento, però abbiamo comunque preferito dare un'opzione di un servizio a un anno piuttosto che ometterla, no? Perché magari poteva risultare appunto diversa rispetto alle altre. Abbiamo preferito completare anche qui il lavoro, anche su questo tema ci siamo soffermati abbastanza con tutto il gruppo ICT per capire se abbiamo preferito comunque dare un servizio anche di questo tipo, sebbene ci rendiamo conto che c'è una differenza rispetto agli altri, ripeto, per una serie di motivi che non sto a dettagliare. Okay, quindi è corretto, grazie. Così. Grazie. Sì, avrei una rapida domanda, sì, e cioè, anche Massimo, se questo non è un noleggio, alla fine del contratto è possibile riscattare le macchine? No, però se c'è collegata Eleonora Roiatti di DFS, faccio rispondere lei, ma non è prevista la modalità di riscatto come avviene per il leasing.
Esatto, non è contrattualizzata. Nel caso in cui fosse interessati, facciamo delle verifiche ad hoc. Sono Leonora Rogliatti del Financial Services. Buongiorno a tutti. Sì, nel senso, noi lo abbiamo immaginato come servizio, no? E quindi il servizio non può essere riscattato. Poi, chiaramente, a fine servizio, non lo so. Quello che fa l'ente è decisione dell'ente. Dal punto di vista contrattuale il servizio è finito. Poi, non, come diceva Fabio, quello che come avviene la dismissione di questo servizio, se c'è questa necessità, non lo so. Però per noi è un servizio. E quindi non abbiamo previsto, non doveva essere previsto il riscatto, altrimenti non è più un servizio. Non so se ci sono altre domande. No. Sì, buongiorno, sono Fornasera Nicoletta del Politecnico di Milano. Sì. Vorrei solo fare un'osservazione, sì, che è contrattualizzato come servizio, ma secondo me assomiglia molto nella pratica ad un noleggio. Ma semplicemente perché, a parte la fase di startup iniziale con i servizi professionali che appunto permettono deploy, la configurazione e tutto quanto, poi di fatto la gestione operativa di quello che viene installato è del cliente. Quindi secondo me è un servizio, ma fino a un certo punto. In che senso, del cliente? Nel senso che la gestione dello storage piuttosto che dei server, chi la fa? Cioè la gestione operativa, l'ordinario, cioè c'è un contratto di manutenzione che permette di aprire, immagino, le richiamate, ci sono problemi, eccetera, ma la manutenzione delle apparecchiature che installiamo nei nostri data center, chi la fa? La manutenzione ordinaria, intendo, la gestione ordinaria, la conduzione operativa, chi la fa? Non la fa Dell. Alessandro? Coadiuva tramite il servizio di manutenzione proattiva che è incluso all'interno del protocollo Plus, quindi laddove c'è da fare un aggiornamento di firmware, chiaramente questo si fa insieme al nostro supporto tecnico, ma chiaramente la configurazione delle macchine, per come è stata pensata questa convenzione, non è a carico di Dell, diciamo, non è incluso all'interno del servizio. E questo lo fa il cliente. Sì, però un noleggio non consente di non consente un noleggio di poter crescere, quindi di poter utilizzare sfruttando la possibilità di pagare solo quello che l'utilizzo in più, quello che è la capacità di riserva cosiddetta in questo contratto. Non esiste alcun noleggio che consente una forma di utilizzo eccedente quello che è l'infrastruttura. E quindi questo in questo senso si pone come servizio assolutamente. Io nel momento in cui solo per 2 mesi ho un utilizzo maggiore del mio sistema di archiviazione dati, pagherò soltanto per quell'utilizzo. E questo non penso ci siano contratti di noleggio che lo consentano. No, sì, te lo confermo, non esistono. Non è un noleggio. Nel noleggio dobbiamo definire a T0 quello che saranno le rate da pagare fino alla fine del contratto. E quindi a prescindere dall'utilizzo delle macchine. Invece in questo caso abbiamo una baseline e un'opzione, una parte opzionale che paghiamo solo se effettivamente la utilizziamo, quindi si configura in maniera diversa proprio perché non vengono definite a T0 quelle che saranno le rate da pagare nel corso di durata del contratto di noleggio. In questo caso c'è proprio un pagamento secondo quello che è il reale utilizzo delle macchine. Sì, questo lo capisco. Un'altra considerazione di carattere generale. Diciamo che in tutte le forniture di servizi cloud-like c'è sempre un meccanismo di shared responsibilities, no? Quindi una parte delle cose vengono fatte dal fornitore del servizio, una parte delle cose vengono fatte dal fruitore. E queste, diciamo, matrici di responsabilità condivise chiaramente cambiano in base al servizio specifico, alla situazione specifica. Diciamo che qui si è pensato a una shared responsibilities laddove la parte di responsabilità in carico al fruitore diciamo è abbastanza ampia e si lascia ampio margine di gestione delle macchine. Laddove magari vengono fatte delle scelte diverse, però ecco, c'è sempre una
parte di operatività anche nei servizi cloud, dove diciamo c'è una gestione molto pesante da parte del fornitore, comunque c'è sempre una parte di attività operative che sono a carico del fruitore. Quindi, diciamo, è stato frutto di quelle che sono state le considerazioni e le decisioni che sono state fatte insieme a lui, anche perché in linea generale all'interno del suo catalogo Apex è in grado di fornire chiaramente dei servizi invece di gestione delle macchine. Quindi è una scelta deliberata in questo caso, ecco. Sì, questo mi è chiaro. Cioè, quello che intendevo dire è che per certi aspetti assomiglia ad un noleggio perché è un servizio chiave in mano, per me è qualcosa di leggermente diverso da quello che è definito nel contratto. Era solo una considerazione, cioè secondo me non è, cioè, va tenuto presente che nel momento in cui si acquistano, cioè, questo tipo di servizi, c'è una componente di gestione operativa da parte del cliente che assomiglia molto, secondo me, a quello che si dovrebbe fare se invece di acquistare il servizio in questa forma si acquistassero le macchine. Questa è la mia, cioè, è il mio Diciamo che pensiero. è anche un po' voluta perché noi in relazione a quello che è l'esigenza, come dire, che immediatamente si raccoglie all'interno di un contesto di università e centri di ricerca, vediamo che, come dire, poi la gestione vuole essere comunque gestita da chi utilizza l'infrastruttura. Quindi noi potevamo prevedere ovviamente tante modalità, perché come al solito i servizi si possono predisporre in tanti modi diversi, però un catalogo infinito ovviamente non è opportuno e quindi abbiamo pensato a questa come modalità proprio perché nel tempo abbiamo visto che è molto più sentita l'esigenza di poter avere accesso alle macchine, anzi qualcuno ci dice proprio che loro vogliono che possano avere accesso alle macchine. Ultima cosa che aggiungo è che anche la questione dell'upgrade di cui parlavamo prima non è un'opzione del noleggio, perlomeno non lo è così in maniera definita, esattamente come dicevamo del riscatto prima, no? Cioè io non posso fare un upgrade se faccio un noleggio quello che ho. Invece in questo caso non dimentichiamo che data la possibilità di fare un upgrade del tempo e quindi non è come dire, a discrezione nostra se farlo o no, è un'opzione prevista, punto. Cosa che nel noleggio ovviamente, ripeto, è tutto da vedere, ma non è prevista contrattualmente. Quindi mi rendo conto che i confini possono essere un po', come dire, da andare a verificare ogni volta, però le differenze ci sono. Sì, vedo che c'è un'altra domanda, prego, Urbino. Salve, buongiorno a tutti, sono Alessia Ventani dall'Università di Urbino e volevo chiedere solo una cosa pratica. Dal momento in cui si fa la richiesta sul portale, quello che ci avete fatto vedere, quanto tempo ci vuole per l'attivazione effettiva? Prego. Allora, dipende dal servizio, però diciamo ci sono dei tempi che sono quelli diciamo schedulati in base a quello che è il servizio e di consegna e di installazione appunto dell'infrastruttura, ma comunque in ogni caso anche nel contratto, ora vado a memoria, non ricordo, però mi sembra che stiamo nell'arco dei 60 giorni come tempo massimo, che non vuol dire che sono quelli poi che saranno utilizzati per forza, ma quello è il massimo. Dopodiché, diciamo, noi vantiamo tipicamente dei tempi di consegna e installazione molto, molto rapidi, quindi al netto di quelli che possono essere delle mancanze, degli shortage che abbiamo visto per esempio in tempi di pandemia, con una gestione delle scorte che appunto non ha particolari problemi, noi riusciamo a stare ampiamente in questi tempi, che sono comunque i tempi massimi contrattuali. E ci sono Sì, alcuni. comunque diciamo che nel contratto l'abbiamo indicato, adesso non mi ricordo Alessandro se abbiamo messo 60 giorni o Non qualcosa di dico, più, guarda, io sono da memoria perché non sembra ho. forse qualcosa di più, comunque lo trovate sicuramente nel documento di Sì, esatto. adesione che dovete sottoscrivere. Ricordo che il servizio parte poi non dal momento in cui, perché ritorniamo sempre al solito discorso, no? Somiglia l'altro ad un noleggio, somiglia a una. In realtà è un servizio, almeno così l'abbiamo pensato, quindi parte dal momento in cui diciamo, le caratteristiche del servizio che avete sottoscritto saranno disponibili, quindi non dal momento in cui ricevete in casa eventuali i server, le macchine o quant'altro saranno installati o collaudati. Dal momento in cui avete a disposizione il servizio che avete sottoscritto, da quel momento parte. Sì, Qua. solo una precisazione, Prego, prego.
Grazie, Valerio Paiusco, Università di Verona, del gruppo Istituti della CRUI. E giusto un dettaglio, nella documentazione di adesione che avete è inserito anche l'allegato 2, che è il capitolato tecnico della gara, e verso il fondo c'è un paragrafo che si chiama tempi di consegna, dove è stato previsto tutto quanto, comunque come diceva Alessandro è non superiore ai 120 giorni dalla data dell'ordine. Ah, scusate, 120. Okay. Ok, grazie. C'è un'altra richiesta di intervento, prego. Claudio? Sì, buongiorno, Claudio Redaelli, Università Bicocca. Una precisazione. Per quanto riguarda i moduli di calcolo come questo modulo 3, immagino che le macchine siano già preconfigurate da un punto di vista hardware, come ad esempio parametri come il tipo di CPU, il modello, core, eccetera, non siano selezionabili o modificabili rispetto a quanto non sia già stato precostituito? Non lo sono, abbiamo delle caratteristiche tecniche minime che vengono fornite, quindi queste caratteristiche sono il numero di core, la quantità di rack unit, il numero di porte di rete, la velocità delle stesse, la quantità di memoria, quindi è garantito che le macchine abbiano perlomeno quelle caratteristiche o superiori, ma ci riserviamo di volta in volta di scegliere chiaramente le tecnologie comunque più recenti, quindi è ovvio che non vi daremo dei server di 3 anni fa, però in questo momento, ad esempio, siamo in una fase di transizione tra la 15ª e la 16ª generazione. Ad oggi le macchine, se le ordinaste in questo momento, è molto probabile che siano ancora di 15ª generazione. Probabilmente fra qualche tempo ricevereste delle macchine di 16ª. Ok, ma facciamo un'ipotesi. Mettiamo che io abbia bisogno di integrare qualcosa che già ho, un cluster che già ho, dove ho delle CPU Intel. Posso richiedere che le CPU siano Intel e non AMD? Perché altrimenti noi, non potrei... Nel servizio 3.1 facciamo riferimento ai teraflops. Quindi diciamo l'unità su cui ci basiamo, come dire, di performance, il dato di performance su cui ci basiamo è quello lì. Dopodiché il come raggiungiamo questi teraflops sicuramente può essere discusso prima, diciamo la flessibilità sta anche in questo, quindi laddove possibile sicuramente si farà in modo, noi quello che dobbiamo garantire è una performance, ok? Quindi quella performance nei limiti del possibile si può ottenere in vari modi, non per forza in un solo modo, e questo, se uno di questi modi è quello che poi va incontro anche alle esigenze specifiche della richiesta, ovviamente questo si potrà fare. Ok, avrei sì. Anche una seconda domanda. Sì, su questo, no, scusate, su questo vorrei solo precisare una cosa, perché altrimenti, cioè, vorrei dare soltanto, come dire, settare le giuste aspettative di tutti quanti. Noi chiaramente abbiamo cercato di standardizzare, perché altrimenti diventava difficile immaginare un servizio, no? E quindi abbiamo dato... speriamo di averlo fatto bene, tutto può essere migliorabile, insomma, anche questi incontri servono per comprendere questo, come dicevo all'inizio, è il primo contratto di questo genere, quindi sicuramente poi nel corso degli anni potrà essere migliorato, però abbiamo cercato di standardizzare. Quindi noi quello che abbiamo messo in gara, come si diceva prima, sono delle caratteristiche e delle performance, no? Quindi quello che sarà fornito in teoria è un servizio con, non in teoria, è un servizio con quelle caratteristiche di performance, e ciascuno di voi non ha la facoltà di chiedere esattamente quella CPU o quel dato particolare, no? Questo è solo per settare le aspettative. Dopodiché io e loro forniranno diciamo, un servizio con quelle caratteristiche uguali o superiori, e quindi questo ci garantisce tutti. Poi è chiaro che nel momento in cui, come diceva lei, ma questo servizio deve essere integrato ad un'infrastruttura che già ho, quindi avrei necessità di poter, non so, avere una cosa particolare. Diciamo che la flessibilità secondo me c'è, perché è interesse di tutti poi che, no, che la cosa vada. Quindi si può, secondo me, non come regola, ma come eccezione, secondo me si può gestire, fermo restando che non è la regola, ma è un'eccezione, e che la flessibilità secondo me c'è, ma poi diventa... come dire, tra le parti, no, Alessandro, riuscire a dare soddisfazione, insomma. La seconda domanda? Come nota a margine, i nodi sono stati pensati al momento come nodi Intel, comunque, quindi
diciamo che, tra parentesi, sono nodi che mediamente hanno anche dei costi un po' più elevati rispetto a quelli AMD, quindi immagino che una trasformazione AMD tecnicamente, cioè diciamo commercialmente, potrebbe anche essere fattibile laddove espressamente richiesto. Ok, l'altra domanda era sul modulo dell'iperconvergenza. Dato che questa viene realizzata tramite il software, le licenze VMware, vSAN, eccetera, sono comprese o le mette comunque il cliente? Nel caso dell'iperconvergenza sono comprese, cioè abbiamo Sphere Enterprise Plus, vCenter Standard e vSAN Standard. Nel caso invece del modulo 3.4, dove ci sono delle risorse di calcolo che però si possono prestare per la tipologia di configurazione a diventare anche dei usuari di Node, in quel caso ecco, le licenze non sono comprese, possono essere fruite o utilizzate magari le licenze esistenti o acquistate tramite convenzione VMware già presente in CRUI. Grazie. Diciamo che sulla 3 è più specifica, quindi le licenze avevano un senso includerle. La 4 è un po' più aperta come uso e quindi diciamo è inutile andarla a chiudere su un solo software, ma viene lasciata un po' alla scelta che può fare chi la sta acquistando. Ok, grazie. C'è ancora una persona, Arica Nerva, prego. Buongiorno, sono Arica Nerva dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Volevo fare due precisazioni, cioè chieste dell'eventuale fine contratto poi. Per esempio quando diciamo prendiamo storage e ci sono qualche peta di dati sopra e c'è una cancellazione certificata fine dati prima di consegnare indietro storage, e poi come eventuali diciamo backup, per esempio fino a fine quando si fanno i backup, poi naturalmente non sono più restaurabili, come in questo caso se è modo di migrarli in altri sistemi o come è pensato questa queste cose. Ok, comincio io. Il servizio prevede la dismissione delle macchine e la cancellazione dei dati. Credo ci sia il Secure Erase, però non so se qui c'è qualche collega che mi può dare conforto su questo. Il Secure Erase è un servizio sempre incluso oppure qualcosa che va previsto? Cioè, lo approfondiamo offline. Credo sia incluso, però magari vi do eventualmente rettifica laddove non dovesse essere così. Rimaniamo. Comunque le macchine vengono dismesse al nostro carico, i dati vengono cancellati al nostro carico. Per quanto riguarda invece il backup, la macchina che contiene il backup nel momento in cui deve essere restituito consente entro certi limiti, se viene sostituita ad esempio con un'altra macchina di tecnologia data domain, chiaramente possiamo migrare il backup sulla nuova macchina. Se si trattasse di una tecnologia completamente diversa, questo dipende dal software di backup che viene utilizzato, quindi è dipendente dal fatto che magari si utilizzino o meno i nostri software, o magari si utilizza una piattaforma di terze parti. Questo è a carico vostro e dipende dalle caratteristiche specifiche del software, però sostanzialmente bisognerà prevedere un periodo di affiancamento, quindi prima della fine del contratto, laddove si preveda di sostituire questa macchina con un target di backup diverso, bisognerà pensarci per tempo, affiancare il target e creare una migrazione, uno spostamento di quello che noi chiamiamo M3, cioè i repository di backup o creare dei nuovi repository sulla nuova macchina. Tra l'altro questo avviene sempre, nel senso che se io faccio scelte diverse a fine utilizzo di un backup, è chiaro che poi dopodiché il travaso ha delle complicazioni, ma questo prescinde dalla modalità Apex FOD e da quello che si accordo qua, cioè una questione tecnologica che non c'entra col contratto, insomma. Sì, anzi, rispetto magari a delle modalità vere e proprie in public cloud, laddove poi far uscire i dati backuppati dal cloud pubblico comunque diventa costoso, complicato, complesso anche proprio dal punto di vista tecnico per questioni magari di banda, eccetera, e di costo dei dati egress. Qui avete la macchina in un data center di vostra scelta, quindi basta, laddove si debba fare la migrazione, sia dallo storage primario sia dallo storage secondario, basta affiancare le due macchine nello stesso data center, i dati si trasferiscono alla line rate, quindi
da un certo punto di vista questa è un'offerta che non vi dà nessun tipo di lock-in, che è molto flessibile in termini di possibilità di migrazione. Ovviamente però se si fanno delle scelte diverse bisogna migrare. Ok, Sì, grazie. certo. L'ultima, una cosa veloce e operativa, ma se uno dovesse avere bisogno di una quantità superiore per una riga, è possibile selezionare da qualche parte o tipo ho bisogno di due rack di server e non uno? Base, come Questo diceva per prima. ITD, credo, perché è un tecnicismo del portale. Se voglio, perché soprattutto per le risorse di calcolo, io potrei prendere 3.1 in quantità 2, però non credo che il portale oggi consenta di farlo, oppure No, in questo momento no. È però Ok. ipotizzabile fare due ordini distinti. Ah, sicuramente. Ah, va bene. Ok, grazie. Sicuramente. Magari si può pensare di Cioè, fare un po' di sostanzialmente si cambio. attivano due servizi, o sbaglio? Sì, di fatto Ok. sì, però poi possono essere configurati di fatto in un unico cluster. Cioè nel 3.1 io ho 10 server, se ne voglio 20, ne prendo 2 e questi 20 server possono essere configurati o in un unico cluster da 20 macchine, ma anche insomma, in cluster da 11 e in uno da 9, non ci sono vincoli in questo senso. Cioè le macchine potete clusterizzarle come volete. Sì, no, la domanda era sul, se proprio sull'ordine. Chiaro, non vanno fatti due ordini a quanto pare. Ok. Sì, io scusate, in conclusione, non so se c'è qualche altra domanda, cioè soltanto per sono contento delle tante domande che sono arrivate, e, soltanto per dare un po' il senso, noi abbiamo cercato di creare qualcosa che dal nostro punto di vista non abbiamo mai trattato e che non esiste, quindi un servizio pensando soprattutto all'ambito ricerca, no? In cui spesso c'è bisogno di caratteristiche e capacità per un periodo determinato, quindi non si ha come dire, in mente l'acquisto della macchina per averla e tenerla più possibile, ma si ha bisogno del lavoro che quella macchina può fare dal al. Quindi questo è stato un po' quello che ci ha guidato e abbiamo cercato di offrire, proprio perché abbiamo pensato alla didattica, alla ricerca, insomma, a cose abbastanza specifiche, cioè macchine, servizi con prestazioni elevate, no? Che non si trovano altrove, se no uno va in Consip o va altrove e magari trova le solite cose. Quindi è un po' questo lo spirito. Ci siamo avventurati in questo, l'ho detto in apertura, non a caso, in una tipologia di contratto che per noi, lo dico senza alcun timore, è nuovo e quindi questo è l'1.0 per noi, no? Quindi io mi aspetto, mi auguro e mi aspetto che abbiamo fatto tutti quanti un buon lavoro insieme a Dell, insieme al gruppo ICT, insieme a tutte le persone che abbiamo in qualche modo intervistato. Però mi aspetto che in questo primo contratto incontreremo una serie di difficoltà che risolveremo piuttosto che incontreremo delle necessità a cui magari non si era pensati in questo primo momento, che riusciremo però o da subito o nella prossima edizione a mettere dentro, quindi magari ad avere poi un contratto, no? Però da qualche parte dovevamo iniziare e iniziare standardizzando e cercare di mettere dentro quello che secondo noi aveva senso. Diciamo nel modo più semplice. Ecco, questa è un po', no, la chiave di lettura di questo contratto. Poi le domande, già le domande di oggi, alcune, un paio me le sono segnate perché mi hanno in qualche modo aperto una riflessione. Quindi, insomma, questo deve essere un po' lo spirito anche di collaborazione con tutti voi che questo contratto poi andrete a utilizzare, insomma. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui. Non so se Alessandro, piuttosto che vogliamo, c'è altro da dire? No, diciamo, la parte diciamo, sperimentale di questo, siamo in ambito di ricerca, quindi ci possono capire. La parte sperimentale di questo contratto ci sta perché è una mossa molto innovativa, come dicevi tu, la prima volta che si fa, quindi sicuramente come teniamo in conto che si potranno apportare delle modifiche o delle correzioni in corso d'opera. Noi siamo qui e ovviamente, e poi volevo ribadire la nostra disponibilità, ci sono i contatti già nel.
ci sono già i contatti all'interno del portale e del sito. Per qualsiasi dubbio ci sono dei riferimenti, fate uso di quei riferimenti di persone sia Dell che Fastweb, e in modo tale da poter, appunto, qualsiasi altro dubbio venisse fuori, così cerchiamo di superarlo e di rispondere alle vostre domande. Quindi chiamateci senza alcun tipo di problema. Allora, grazie a tutti della partecipazione, e noi siamo comunque a disposizione per qualunque richiesta. C'è gli uffici della CRUI, quindi sulla mail di ICT potete scrivere, e poi ci sono insomma i contatti di Fastweb, ITD e di Dell, che potete comunque utilizzare secondo quali sono, diciamo, le vostre modalità a cui insomma siete più abituati. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.